C'è un indagato per la tragedia di Ponte Dori nel porto di Genova. Un avviso di garanzia è stato infatti notificato a Giuseppe Vicidomini, 41 anni, comandante del Moby 8, da dove due turisti tedeschi, Philip Abel, di 28 anni, e Melanie Starzinski, di 29, sono morti, precipitando con l'auto in acqua durante lo sbarco. Le ipotesi di reato sono quelle di duplice omicidio colposo e pericolo di naufragio. Intanto il PM Biagio Mazzeo, che si occupa dell'inchiesta, affiderà al professor Francesco Ventura l'incarico per compiere l'autopsia sui due cadaveri. Sulla base dei primi accertamenti compiuti e delle testimonianze raccolte, non sarebbe stato dato l'ordine di fermo macchine previsto quando la nave viene ormeggiata. Secondo la prassi, infatti, dopo questo ordine, in sala macchine vengono spenti i motori. Si cercherà di capire come e perché le eliche dei motori siano passate dalla cosiddetta posizione neutra alla posizione avanti. Due le ipotesi al vaglio: o si è trattato di un guasto tecnico o di un fatto comunque accidentale per un gesto inavvertito di qualcuno. La coppia aveva trascorso un periodo di vacanza ad Alghero all'hotel Punta Negra e l'auto era stata affittata in Germania prima della vacanza in Sardegna.